grande direzione dall'anno 2015, relazione personale programmata 2015-2017, bilancio pluriennale 2015-2017, esame d'approvazione. Prego, assessore Giannini. Sì, vorrei leggere la relazione per quanto riguarda il bilancio. Infatti da capo che andiamo a discutere, che ora andiamo a discutere, riguardo il bilancio di previsione per l'anno 2015, nonché il bilancio pluriennale per l'anno 2015-2017. Anche l'anno 2015 è contrassegnato da una storia di difficoltà economica che riguarda l'intero territorio nazionale e regionale. Lo Stato deve sempre più ai comuni il compito di reperire risorse dei cittadini. Questo oggi risulta di difficile attuazione visto il momento di difficoltà economica che attanaglia la società. Visto la crisi che ha investito i vari settori del nostro Paese, vista la disoccupazione giovanile soprattutto, che ha raggiunto livelli record. Per questo l'amministrazione, con il documento programmatico che si va ad adottare, ha attuato e sta attuando misure atte a contrastare questi fenomeni. Il nostro ente, così come dalle riforme sulla finanza locale varate nell'anno scorso, ha subito notevoli cambiamenti in materia finanziaria. Vorrei anticipare che il Comune di Margherita di Savoia, a seguito dei gravosi impegni che è stato sottoposto, vedasi la relazione alla Corte dei Conti presentata nel mese di luglio, ha rispettato le scadenze temporali imposte dalla normativa. A seguito delle recenti riforme normative in materia di finanza locale, è stato impegnativo redigere il presente documento, ma nonostante ciò il lavoro è stato svolto dall'ufficio in maniera egregia ed efficiente. Il presente bilancio, infatti, è stato avallato dal parere favorevole espresso dal revisore dei conti nella sua relazione. Un bilancio di previsione che tiene conto, in maniera preponderante, del monitoraggio della Corte dei Conti. Non per questo però ci siamo sottratti dal porre in essere e dal prevedere azioni dirette nell'esclusivo interesse della comunità. Le risorse cui l'ente dispone sono state indirizzate e mirate ad interventi specifici nei settori che presentano grandi criticità. Il bilancio che andiamo a proporre si caratterizza per i seguenti obiettivi prioritari: massimo contenimento possibile della pressione fiscale, massima equità del prelievo, interventi sullo stato sociale per tutelare le famiglie in difficoltà a causa della crisi economica, mantenimento della qualità dei servizi sociali, educativi e sanitari, realizzazione di un significativo piano per gli investimenti per la manutenzione e la cura del territorio e per contribuire alla ripresa economica del territorio stesso. Accanto a ciò risultano fondamentali la riduzione della spesa, evitando i tagli lineari, avviando un'opera di razionalizzazione e realizzazione di un significativo piano per gli investimenti. Restano invariate le dette delle tariffe dei servizi. Un bilancio di previsione che sarà lo strumento di indirizzo politico e programmatico mediante il quale l'organo politico rappresentativo della collettività individuerà gli obiettivi generali da attuare. Entrando nello specifico di quello del bilancio, vorrei leggere quelli che sono le entrate e le spese correnti. Per quanto riguarda le entrate correnti, per la categoria 1 relativa alle imposte, prevediamo di incassare, per quanto riguarda l'IMU, 2.614.130,30 euro, per un recupero dell'evasione dell'IMU 150.000 euro, per recupero dell'evasione ICI 1.879.875,43 euro, per il gettito TASI 780.000 euro, l'imposta comunale sulla pubblicità 15.000 euro, addizionale IRPEF 966.895,38 euro, imposta di soggiorno 6.000 euro, per un totale della categoria pari a 6.411.908 euro. Per quanto riguarda la categoria seconda relativa alle tasse, per quanto riguarda la TARI, l'imposta pari a 2.164.581,66, per il recupero dell'azione tassa dei rifiuti per 250.000 euro, per un totale della categoria di 2.414.582. Per la categoria terza, tributi speciali, per il fondo sperimentale per i diritti sulle pubbliche affissioni 10.000 euro, per il fondo di solidarietà comunale 329.283,23, per un totale della categoria di 339.283,23. Il totale delle entrate tributarie ammonta a 9.160.000 euro.
Per quanto riguarda le spese correnti, invece, queste ammontano a 9.487.662,37. No, 12.742.282,68. Spese per il personale 2.504.007,14. Acquisto beni, consumo e materie prime 363.922,01. Prestazioni di servizi 6.111.308,04. Utilizzo beni di terzi 78.430,12. Trasferimenti 911.241,14. Interessi passivi annui finanziari diversi 639.217,72. Imposte e tasse 176.351,06. Oneri straordinari della gestione corrente 1.625.602,71. Fondo svalutazione crediti 297.315,81. Fondo di riserva 44.886,93. Per quanto riguarda i debiti fuori bilancio, in bilancio sono stati già iscritti debiti fuori bilancio per un importo pari a 526.514,93, tutti già riconosciuti, coperti in parte dalla contrazione di mutuo e per altra parte da risorse iscritte in bilancio. Abbiamo dovuto anche trovare risorse per la copertura di debiti rimanenti dal passato che hanno influito in maniera pesante sul bilancio in corso. In riferimento alle tariffe sui tributi locali, queste sono rimaste invariate sia in riferimento all'IMU che in riferimento alla casa. Per quest'ultima, con molto sforzo, abbiamo mantenuto una detrazione a tutte le famiglie e le attività commerciali di 60 euro. In riferimento alla TARI, la tariffa è determinata sulle basi della copertura integrale dei costi di investimento e all'esercizio del servizio dei rifiuti, compresi quelli relativi alla realizzazione e l'esercizio della discarica ed esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali a cui smaltimento provvedono a proprie spese relativi ai produttori comprovandone il trattamento. Abbiamo deciso di mantenere una riduzione per le attività ed abitazioni ad uso stagionale anche se la stessa è scesa dal 20% al 10%. Questione rifiuti che ad oggi non è riuscita a produrre sconti o benefici in termini di tributo locale. Questi sconti, qualora ci dovrebbero essere, verranno applicati alle utenze anche con quale contributo. Quello per cui si sta impegnando l'amministrazione appunto è di portare la differenziata a livelli adeguati per ammortizzare i costi della raccolta. Al canone di occupazione di suolo pubblico non verrà applicata nessuna maggiorazione. Ai commercianti chiediamo di lavorare insieme per organizzare iniziative collaborando con l'ente nelle manifestazioni che costituiscono una mattina per la città. A questo proposito, di notevole importanza è stata la partecipazione del Comune ad Expo Milano 2015, che ha visto coinvolti i commercianti della città e l'ente a lavorare in maniera sinergica ed efficiente. L'amministrazione, infatti, in termini economici, è investita in questo importante evento globale per il rilancio turistico della città. L'imposta di soggiorno è stata stimata in euro 6.000, che serviranno a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero di beni culturali e ambientali locali. Sono rimasti invariati i canoni per la pubblicità e anche per il gettito e aliquote addizionali, lo stesso sono rimasti invariati. Di notevole importanza, inoltre, è l'azione che l'amministrazione sta attuando in materia di recupero, evasione e delusione tributaria. Si è posta degli importanti obiettivi al fine di raggiungere un'equità fiscale che finirà per agevolare l'intera cittadinanza. Di notevole importanza risulta essere il piano delle nazioni valorizzazioni mobili che abbiamo appena approvato. L'amministrazione si è posta degli importanti obiettivi in merito alla valorizzazione degli immobili di proprietà comunale. Che si è lasciato in stato di abbandono, si avrà non solo un loro deterioramento e ulteriori spese, ma anche una mancata occasione di sviluppo per la collettività. Le strutture dell'ex scuola Kennedy o Cinema Arena Cava, ad esempio, potranno essere utilizzate in maniera proficua. Per quanto riguarda le opere pubbliche, queste risultano essere un asse strategico di investimento per la promozione della ripresa economica.
gli interventi inseriti in bilancio sono volti soprattutto alla valorizzazione del territorio e alla conservazione del patrimonio comunale. Gli interventi programmati riguardano la rete viaria, le strutture scolastiche e l'illuminazione pubblica a villa comunale. Tra le opere più significative si segnalano la manutenzione della villa comunale, obiettivo primario è quello della sistemazione della villa che per molto tempo è stato luogo abbandonato al proprio destino. Siamo convinti che dopo i lavori tornerà al centro di aggregazione sociale per le famiglie e i loro bambini. Efficientamento della pubblica illuminazione degli immobili comunali, attrezzamento dei locali Fisherman Market, ristrutturazione del villaggio dei Salinieri. Opere che molto probabilmente saranno terminate nell'anno corrente per dare uno slancio all'economia e alla qualità della vita collettiva. L'amministrazione è stata molto attiva anche nel campo sociale, andando soprattutto incontro alle esigenze della popolazione, visto il contesto sociale in cui oggi si trova la società. Sono stati attivati importanti progetti dal piano sociale di zona che hanno permesso di creare occupazione e respiro a quelle situazioni economiche più critiche. Sono stati migliorati i servizi di assistenza domiciliare e domiciliare integrata a favore dei cittadini di Sanno. Molti altri interventi sono previsti in questi settori. Con riferimento alle spese dell'ente, è opportuno sottolineare che l'amministrazione sta ponendo in essere diverse azioni utilizzate in tal senso. Spesa rivista non solo in maniera di riduzione economica, ma anche in maniera di efficienza dei servizi. Stiamo pensando all'informatizzazione integrata dell'intero comune, dove oggi i gestori dei servizi informatici sono molteplici. Si potrebbe passare ad un unico gestore che preverrà miglioramenti in termini di efficienza, con una continua comunicazione tra gli uffici comunali e migliori servizi per i cittadini, che potranno comunicare con gli uffici. Un abbattimento della spesa pari al 60% dell'attuale costo. Si procederà inoltre alla centralizzazione degli acquisti e dei mezzi comunali in modo da avere una sotto controllo la spesa. Occorre anche rimarcare che i bilanci degli enti vengono ad anni di riduzione della spesa sempre a causa dei minori trasferimenti italiani, per cui la maggior parte dei servizi è già stato oggetto di rivisitazione, tipo mensa e trasporti. Inoltre la spesa preponderante di un bilancio comunale è formato da spese fisse, personale, mutui, utenze, contratti in essere, per cui i margini di manovra inevitabilmente si assottigliano. Passi importanti sono stati effettuati dall'amministrazione in tema di trasparenza. Il sito istituzionale è stato adeguato a quelli che sono i parametri richiesti dalla legge. Tutti i criteri infatti richiesti dal Ministero nei vari settori sono rispettati. È stato inserito anche nel sito un apposito spazio per le informazioni relative alla gazzetta amministrativa. Si confermano le scelte già fatte proprio dall'amministrazione sul tema della comunicazione e dell'informazione. Concludendo, l'azione politica di questa amministrazione, in primis, è evitare che il comune affondi nel baratro del dissesto, che tanto male farebbe alla comunità margheritana e che la macchietta di un segno incredibile è molto difficile da cancellare. In questo senso il bilancio di previsione 2015 è andato nella direzione del rispetto dei criteri imposti dalla Corte dei Conti. Sono state inserite in tale documento tutte le azioni che mirano ad evitare appunto il dissesto finanziario. Crediamo inoltre che questo bilancio di previsione sia stato pensato ed elaborato nell'interesse della collettività margheritana, dal quale il bilancio emerge la necessità di continuare a puntare sul valore delle nostre forze presenti sul territorio, promuovendo il turismo, la cultura, nonché importanti sforzi sono stati fatti e si stanno facendo nel settore sociale, così come importanti obiettivi sono stati raggiunti e ci siamo posti in ambito dei lavori pubblici. Ringrazio il responsabile del servizio finanziario dell'ufficio per la ragioneria per l'incomiabile del lavoro svolto, per la relazione del bilancio. Grazie. Grazie Assessore Giannini, prego intervenire, prego consigliere Navarro. Sì, solo due domande. Siccome confermo che effettivamente purtroppo ho ricevuto le carte del bilancio il 17 agosto alle ore 18.45, quindi tecnicamente per quanto sono state inviate le mail non erano complete e le carte le abbiamo ricevute a stento due giorni prima. Comunque in modo anche un po' disordinato. Spero almeno che i consiglieri di maggioranza li abbiano ricevuti in tempo utile,
perché quando si vota il bilancio bisogna avere conoscenza dell'argomento. Le mie domande sono queste. Siccome ho avuto pochissimo tempo per capire e leggere queste carte e ho avuto difficoltà, assessore, se gentilmente mi dice dove devo leggere il credito di Alisale, a quale pagina, dove lo vado a cercare, perché non sono riuscita a leggerlo. Poi vorrei capire una cosa. Nel parere della revisione dei conti si fa il passaggio appunto sulla questione del personale, sulla spesa del personale del comune. L'ANAC ha risposto al comune in data 6 luglio evidenziando ad un nostro quesito fatto direttamente all'ANAC sulla posizione del dirigente Mira Capillo, l'ANAC risponde che per quanto riguarda l'assunzione senza regolare concorso pubblico del dirigente comunale, si comunica che la stessa è stata inoltrata all'ufficio vigilanza sulle misure anticorruzione ed accreditamento dei responsabili della prevenzione della corruzione dell'autorità per gli eventuali seguiti di competenza. Quindi vorrei capire il comune come si sta posizionando su questa interpellanza dell'ANAC. Ultima cosa, si sono chiusi il 30 giugno i 6 mesi di controllo da parte della Corte dei Conti sull'operato amministrativo del nostro comune. Vorrei sapere quali sono state le interpellanze fatte dalla Corte dei Conti, perché non c'è stato dato documento, come e se il comune ha risposto a queste interpellanze, a questi 6 mesi di operato, cosa avete inviato alla Corte dei Conti. Grazie. Grazie consigliere Cavalli, che ha dovuto intervenire. Assessore prego, assessore Giannini. Allora, per quanto riguarda il credito artigiano, inserito come tutti gli altri crediti nei confronti di società, cittadini, comuni, è inserito nel capitolo di bilancio previsto nelle entrate tributarie. Quindi non è che noi specifichiamo il credito nei confronti di Altisana rispetto al credito nei confronti di Grazia Gagliotta di Salvatore Giannini. Mettiamo nel totale quello della somma che risponderemo da. Rispettano quelli che sono i parametri previsti dalla legge in riferimento a quelli che sono i rendiconti del 2010, quindi non abbiamo superato i parametri del 2010 e quindi le spese del personale, così come anche attestato dal revisore dei conti, rispettano quelle che sono le previsioni di legge. E quindi non penso ci siano. Delle delucidazioni noi le daremo, e siccome noi abbiamo utilizzato, io dico noi come comune, avevo condizione di meno, comunque è stato utilizzato l'articolo 110 del testo unico, si forniranno le giuste delucidazioni per garantire la legittimità del procedimento. Ma adesso noi non siamo stati investiti, ci hanno comunicato proprio pure che loro, se conoscono bene la normativa, capiranno che è stata data tutta.
situazione prima della disposizione normativa. Quindi al momento noi non... Ci sono altri interventi? Scusa, è rimasto di qualche in più, sto aspettando pure il credito realizzato. Dove lo voglio vedere, scusate. Cioè io devo alzare la mano a un bilancio. Mi ha fatto un elenco assessore dettagliatissimo. Lei mi ha dettagliato tutti i crediti, tutti i debiti. Loro hanno lavorato pure il dottor Mignone. Io ho fatto una domanda semplice perché forse non so leggere le carte. Mi faccia capire dove sta questo credito e quanto ammonta oggi. Allora, lei nel bilancio che abbiamo inserito nelle entrate tributarie il credito nei confronti. E di nuovo l'abbiamo detto l'assessore, vediamo la specifica il mastino. Il mastino non è un documento da portare nel consiglio. In consiglio viene portato il bilancio di previsione che viene suddiviso nelle risorse e nella parte delle entrate sono state indicate credito. Un arbitrato che è in corso con la Fisale, che vede
il comune di Margherita sicuramente vincente verso la Pisana per quello che è accaduto dal vicino Salario. Quindi quando vuole venga, rifornisco dettagli su ogni questione che riguarda Pisana. Quindi non è che quando si parla di Atisale cade il vuoto. Atisale non è un nostro amico o un nostro parente. Atisale è un contribuente come tutti gli altri, così come tale sarà, viene trattato. Va bene? Che altro per intervenire il piego consigliere Zini? Segretario, avevo già sollevato la perplessità della consigliera Cagliotta nel penultimo consiglio comunale. Le chiedo, accertiamo se ci sono tutti i requisiti per la nomina di questa figura dirigenziale, visto la sentenza di condanna da parte dell'Agenzia delle Entrate. Passiamo al... accertiamo se ci sono i requisiti, non è che siamo chiedendo altro. Allora, dopo tante convocazioni rimedi, finalmente siamo chiamati ad approvare questo benedetto bilancio di previsione 2015, un bilancio che sostanzialmente vede confermate le aliquote del 2014. Forse qualcuno pensa di giustificare le stesse come necessarie per risaltare le casse comunali, visto la cospicua debitoria. Io personalmente dissento da questa tesi, visto l'andamento gestionale dell'ultimo periodo. E sindaco, le chiedo che si proceda a una rivisitazione di tutti gli incarichi, soprattutto partendo dagli incarichi dirigenziali, che ci si apri per il contenimento della spesa pubblica. Soprattutto, assessore La Monaca, mi rivolgo a lei, ma no, perché sono di sua competenza, altrimenti non lo farei. Passiamo questo assessore La Monaca, che è già mio, perché è uno e uno. Le chiedo la revoca di quelle due deliberazioni, sia per l'esternalizzazione dei servizi materiali che dei servizi tributari. Accertiamoci, assessore La Monaca, perché non, attualmente ancora non abbiamo capito quali sono i vantaggi dell'ente, se non quella di sgravarci da sindaco. L'unico vantaggio che abbiamo capito fino a questo momento è quello di sgravarci da una spesa di 200.000 euro dal bilancio, che come vi ho spiegato nel corridoio possiamo utilizzare e possiamo recuperare quelle somme eliminando altre spese. Quindi rivisitiamo tutti gli incarichi, assessore La Monaca. Si apri per l'elaborazione del piano urbanistico generale, perché per uscire da questo momento di stasi, mai come adesso, è necessario il punto, se vogliamo riproporre lo sviluppo di Margherita di Savoia. Io accetto il consiglio, ma non dipende solo da me. Penso che tutti i componenti della maggioranza siano andati da buoni propositi nell'interesse della collettività. Se tu pensi che non piace a spendere i soldi e regalare i soldi ai dirigenti, pensi male. Perché questo è un problema, è un problema che stiamo ponendo da io accetto il consiglio e noi cercheremo di metterlo in pratica, perché la dose potrà risparmiare, non fa niente, ma nell'interesse di tutta la collettività, non perché lo stai chiedendo, no, perché è un problema che stiamo facendo tutti, è l'interesse di tutta la collettività. Non c'è niente, per le esigenze del comune.
ma si deve occupare di tutta una serie di patrimoni, si deve occupare di gestione di rifiuti, si deve occupare della gestione cimiteriale e di tante altre incombenze. No, sono limitato, non è come detto passato. No, 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 non è, pure è passato, pure è passato. Infatti, come è passato adesso? Adesso si siede, no? Tutti quanti insieme, convocheremo i soggetti. Rinegozierà quello che è. Di rivisitazione dell'incarico. Fino all'altro ieri c'è stato dato. Però bisogna ringraziare anche la disponibilità di questi tecnici che finora hanno dato molto. Perché c'è un ufficio tecnico che è stato riorganizzato, tu stesso. C'è un abisso, c'è una diversità abissale tra quello che era 5 mesi fa e quello che oggi è l'ufficio tecnico, se non altro in tema di custodia del carteggio. Se non altro in tema di custodia del carteggio, tu sai quante carte non si trovano più sull'ufficio tecnico? Quante carte sono presso altri studi, Margherita e Savoia, ed è stato denunciato in tutto ai carabinieri? Sai quante fascicoli non si trovano? E secondo te è una gestione legittima e sana quella? No. E allora le cose vanno valutate sempre nel rapporto costo efficace. Però a questo punto cerchiamo di capire se ci sono anche presupposti per avviare un'azione di responsabilità nei confronti di chi abbiamo avuto nel periodo precedente. Certo, quando è stata fatta la denuncia in un certo modo. Sì, perché non è che può sparire un carteggio, se le cartelle possono sparire così dopo. Però è successo. Quindi questo volevo dire. Adesso vedremo se ci saranno le condizioni per rinegoziare quello che è stato fatto e per rientrare in quelle che sono a disposizione della Corte dei Conti, dove peraltro quella riguardante l'onere del personale è di primaria importanza. Se riusciremo a ridurre le attuali spese con l'attuale organico, avremo fatto un'ottima prestazione. Altrimenti vedremo come fare. Sì, perché comunque quel bando complesso da preso l'architetto Camporeale prevede anche un'altra figura qui al massimo, perché no, inserire un'altra margherita. Grazie consigliere Ronzino. Devo inserire, il problema non è inserire un'altra margherita, il problema è il problema è inserire una persona capace, certo, e onesta. Certo. Poi sia personale, su questo sia margheritano, rileva molto poco, secondo me. Ma devi essere una persona capace e onesta, e per me su questo è grazie grazie non posso confermare un esito positivo all'approvazione di questo bilancio. Grazie. Chiedo scusa per il permesso. Allora, presidente, prego. Spero che quello che ho osservato fino ad ora non accada mentre parlo io, o meglio evito di guardare chi è abituato a parlare sotto il baffo mentre noi consiglieri cerchiamo di capire e di proporre delle cose per il bene della nostra comunità. In primo luogo mi preme sottolineare che il bilancio di previsione che oggi ci accingiamo a votare andava discusso per legge il 31 luglio. Ora, dopo aver lasciato trascorrere questa scadenza, la maggioranza ha la pretesa di votare questa delibera il 19 agosto. Mi domando se almeno i vostri consiglieri abbiano avuto la possibilità, a questo punto anche la voglia, di esaminare la documentazione a cavallo del Ferragosto, ma qualche giudizio lecito non posso. Purtroppo la Commissione Finanze in un anno non è mai stata convocata, così come del resto tutte le altre commissioni, né si è proceduto alla surroga di due componenti di maggioranza che per le ben note di attività esistenti al vostro interno hanno da tempo rassegnato le dimissioni della carica. Una decisione quest'ultima che non si può certo biasimare, non è infatti alcun senso rimanere all'interno di una commissione fantasma. Per questo motivo comunico al Presidente del Consiglio le mie irrevocabili dimissioni con decorrenza immediata dall'incarico di membro della Commissione Finanze. Mi duole dovervi rammentare che uno dei principi cardine. Sì, d'accordo,
l'aveva espressa, avrebbe dovuto essere la collegialità nella decisione. Uno slogan che avete ripetuto come una mantra, ma che a voi è venuto meno non solo nei riguardi dei consiglieri di minoranza, ma anche nei confronti di forze politiche vicine all'amministrazione comunale. Un'affermazione questa che è stata anche più volte ribadita all'interno dei documenti politici redatti dal Movimento Scritturgo. Mi sembra un atteggiamento ipocrita chiedere a parole collaborazioni proposte alla minoranza quando quelle decisioni vengono adottate dal solito direttorio ristretto in spregio a qualsiasi proposta alternativa. Gli esempi non mancano: esternalizzazione dei servizi cimiteriali, esternalizzazione del servizio dell'illuminazione pubblica, l'affidamento della gara per i parcheggi, la destinazione dei suoli dell'ex Fintecna, con particolare riguardo all'ex Cinema Crau. Purtroppo, in tutti questi casi che ho appena elencato, la maggioranza ha deciso tutto a tavolino, senza neppure passare per il Consiglio Comunale e senza il benché minimo coinvolgimento delle altre forze politiche. Lo stesso atteggiamento si ravvisa anche dal freno triennale delle opere pubbliche, la maggior parte delle quali saranno realizzate con capitali privati. Anche in questo caso i consiglieri comunali di minoranza non potranno dare alcun contributo di idea né formulare proposte perché tanto ormai è praticamente tutto deciso. Del resto abbiamo ormai avuto modo di renderci conto come in realtà qualsiasi proposta avanzata dalle minoranze venga regolarmente bocciata o boicottata. L'esempio lampante è arrivato in occasione della vertenza di Sala, allora quando a fronte di una nostra proposta riguardo alla formazione di una apposita commissione consigliare, la maggioranza ha immotivamente abbandonato l'aula. A proposito della famiglia, non si capisce ancora il ruolo della maggioranza nella vertenza di Sala, poiché appare incomprensibile l'impugnazione dell'atto di fusione che avete voluto proporre dinanzi al TAR, spendendo ancora altri soldi pubblici per incarichi legali che non porteranno alcun beneficio alla collettività e all'amministrazione, soprattutto se si tiene conto della esigua quota di partecipazione che detiene il Comune insieme a Sala Casale. Credo, e lo credo fortemente, che il compito del Comune debba essere quello di salvaguardare i livelli occupazionali, operare per migliorare la sicurezza sul lavoro nell'interesse esclusione dei lavoratori, per evitare che si ripetano tragedie su questo momento di recente. Prego. Puoi leggermi un attimo, chiedo scusa, un passaggio. Ricorso a TAR di chi? Quando parli di ricorso. Sull'impugnazione dell'atto di fusione che avete proposto all'arbitrato. L'arbitrato? Ma vedi sì, in realtà. Che c'è in realtà? Come? In realtà, quella è giudice ordinario. Che c'è in realtà? L'arbitrato che abbiamo attivato verso la Tisala. La vertenza di Sala. Sì, bravo. La vertenza Salabia. La vertenza di Sala. La vertenza non è a Tisala, è Salabia. Quella è una cosa che deve essere comune su Sala. Il problema è che c'è stato. No, siccome lì leggo delle cose che non sono vere, assolutamente. Vabbè, dopo rispondo, sì, ma no, no, è importante. Importante anche però. Perché intanto abbiamo chiesto un arbitrato. Ma l'arbitrato è stato chiesto perché? L'arbitrato è stato chiesto perché il comune di Margherita, al pari di altri soci di minoranza, tipo le Terme, Valli, per intenderci, e il signor Fiorella, abbiamo subito un danno, perché nel momento in cui questi signori si sono riuniti per decidere la fusione per l'incorporazione, noi non siamo stati chiamati in causa. Quindi il comune di Margherita, solo perché al pari degli altri ha subito un danno, noi abbiamo chiamato in causa Antisale a rispondere di quello che è stato fatto. Altro che tale, l'arbitrato. E ti dirò di più, che l'arbitrato lo vinciamo perché abbiamo ragione e ci dovrà pagare i danni. Vuoi sapere anche di poco, più o meno? Quello non te lo dico perché può anche essere non vero. Oltre ai danni, no, perché il danno può essere molto forte, perché c'è anche un danno di immagine. No, questo per rispondere, per fornire delle precisazioni a quello che stai dicendo.
Attenzione! No, non abbiamo fatto danno. Posso andare avanti? Grazie, sì, non posso andare avanti. Le dicevo, il compito del comune deve essere quello di salvaguardare i livelli occupazionali, operare per migliorare la sicurezza sul lavoro nell'interesse esclusivo dei lavoratori, per evitare che si ripetano tragedie come quella che di recente ha scosso la nostra comunità. Questo dovrebbe essere il ruolo del comune, non certo tentare di entrare al consiglio di amministrazione di Atisale per gestire non si sa bene. Non so se il consiglio è a corrente delle trattative in corso. Sì, ma non so se ti ricordo, finisco poi ma il motivo è tutt'altro. Non so se siete al corrente delle trattative in corso con il gruppo Salins, una società francese considerata la più grande azienda d'Europa nel settore del SAS, per la cessione di un ramo d'azienda. Il vostro compito credo che sia innanzitutto quello di vigilare affinché non si continui a speculare sulle nostre salite, che andrebbero invece rilanciate con attività diversificate che vadano ad aggiungersi alla produzione del sale. Si dice che si attende l'esito del concordato preventivo, ma allora sarà troppo tardi per Margherita di Savoia, per la salina e per i lavoratori. Tornando allo stato di previsione, non ritengo di dover entrare in mente delle scelte che sono state fatte, perché non solo di sostanziale non ce ne sono, ma anche perché ogni proposta delle minoranze, e lo ribadisco, viene sempre vista come un attacco personale o un gesto di lesa maestà. E mi riferisco, sindaco, all'intervista rilasciata da lei, dove ha definito vigliacchi coloro che a suo tempo non hanno votato a favore del piano di rientro. Ma voglio ricordare che, come è noto, io non sono fra questi. E le ribadisco che rivoterei il piano di rientro perché ho motivato il mio voto in quell'assise. Ma un simile linguaggio non può essere consentito soprattutto quando si aggiunge che i vigliacchi vanno fucilati alla schiena. A proposito, ci sarebbe da riflettere su un aspetto ripensando a quei consiglieri di maggioranza che pur definiti vigliacchi sono poi entrati nei ranghi. Chi sorvola su questi comportamenti per mere questioni di convenienza ed opportunità politica non può agirsi certo a censure degli altri e tacciare di vigliaccheria o di coerenza. Gli impegni, e lei lo dice sempre, sindaco, vanno mantenuti nei confronti della cittadinanza. Neanche quello di restituire l'indennità dei nostri pubblici amministratori. Personalmente, come uomo, mi sentirei mortificato se dovessi sottoscrivere pubblicamente un impegno e poi disattendere. Ecco perché alla luce di tutte queste motivazioni io preannuncio il mio voto contrario al bilancio. Grazie. Per una parte non vi era lì di fesserie che era contato, per essere proprio pratico per la terra. Ho capito, sì. Per una parte. Io non ho mai detto che lei racconta fesserie. Vabbè, io te l'ho dimostrato, insomma. Ma io non ho mai detto che lei racconta fesserie. Che tu l'hai detto o non l'hai detto non mi interessa. Quindi lei non si deve veramente dire questa. Va bene. Per me quello che hai detto te le dico, sono. Non voglio che ti dica fesserie, ma sono dati di fasulli. Va bene? Uno. Due. Per quanto riguarda la vicenda di Sale, ti devi documentare. Ma io ti prego di documentarti, perché anche lì dici cose non vere. Quando dici che il comune e gli amministratori devono preoccuparsi di controllare, di vivere, che ne sai tu di cosa ha fatto l'amministrazione? Cosa ha fatto il sottoscritto? Il tuo no. Allora, fammi parlare un po' così. Cosa ne sai? Allora quantomeno chiediti, devi avere la volontà di dire, dice sindaco cosa ha fatto in merito alla vicenda e io ti rispondo, benissimo. Così come ti ho detto dalla questione dell'arbitrato, l'arbitrato sarà favorevole, lo ripeto ancora una volta, sarà favorevole con il mattino, quindi tanto per scontato l'arbitrato, ma già la vicenda arbitrato ti fa capire quanto dentro alle problematiche di sale gli amministratori sono. Nell'interesse della comunità. Ma cosa credi? Che almeno gli interessi che il comune di Margherita di Savoia perda il suo territorio? O che la gente, i concittadini che lavorano nelle saline non vengano trattati
così come devono essere trattati. Non fa piacere a nessuno, figuriamoci al sindaco. Per la vicenda di Sale, quello che sta accadendo, mi auguro che si risolva bene per il comune di Martenza e Savoia, che è il detentore, che è il custode del proprio territorio. Io non ho detto dichiarazioni, voglio entrare nel CDA perché voglio, come è stato detto, peraltro, perché poi quando si dicono queste, quando si fanno queste affermazioni e non si capiscono bene, poi si va a finire che il sindaco vuole una poltrona nel CDA. A me la poltrona voglio tramite per iscritto 10 volte. Trovo per iscritto, lo dichiaro, a me dalla controllo di Atisale non me ne frega assolutamente niente. Quindi chiarito questo, che non me ne frega niente, io voglio, e ho sempre detto dal primo momento, desidererei che il comune di Margherita di Savoia fosse parte attrice, fosse attore e non spettatore nelle vicende del proprio territorio. Questo è detto. E lo ripeto, 1 milione di volte. Questo significa però fare gli interessi della comunità, sia in termini di maestranza e sia in termini di attività. Io ho anche detto, nelle sedi opportune, che è necessario diversificare le attività in Salina. Non è possibile che ancora oggi si pensi solo a Salina. Si deve pensare a tutta un'altra serie di attività che possono dare lavoro e dignità. Penso al turismo, penso a produzioni ittiche. Noi abbiamo un canale di chilometri fino a Zapponita, dove il professor Corriere della facoltà di veterinaria di Bari ha detto in riunioni registrate, se volete le faccio leggere, registrate, ha detto che lì dentro si può fare attività ittica, ma non solo, che attività ittica è produttiva anche ai fini del sale. Quindi in questo il comune di Margherita deve avere un ruolo determinante per entrare alla stanza dei bottoni e dire, ehi, amici, basta, non è possibile che se non facciamo il sale, se non facciamo il sale, qui la gente deve andare a casa. Questa era la finalità, il resto sono illazioni. Poi cos'altro ti devo dire? Mi sono scordato pure quello che devi dire. Che quella dichiarazione che fa, io non sono così, Domenico, io non sono così. Non si ricorda cosa ho detto, ma diciamo. Io non sono così, quello che tu vuoi far passare, della tua relazione. Io sto facendo passare, quello che ascolto, lei che ha chiamato i bianchi, quelli che non hanno votato il piano di rientro. Ora, quelli che non hanno votato il piano di rientro, sì. Stanno nella maggioranza. Sì. Le politiche di questa cosa le posso far notare. La moglie che tu? Che cosa? Che fa? È la verità che non mi ha.
e alla revisione dei conti. Chi è favorevole alla votazione del bilancio, alzi la mano. Prendiamo atto, chiedo scusa, prendiamo atto, consigliere, non siamo 14. Allora, sono 10, 10 voti favorevoli. Chi è contrario, alzi la mano. 4 voti contrari, Cagliotta, Piccolo, lo discorda, De Pietro. Quindi la Camera è approvata con 10 voti favorevoli e numero 4 contrari. Delibera per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono riportate e trascritte per formare parte integrale e sostanziale di 1. Approvare il bilancio in previsione per l'esercizio di potere pubblico allegato A, dato si cambia secondo gli schemi di cui al DPR 194/96, che conserva pieno valore giuridico anche con riferimento alla funzione autorizzata e le cui risultati finali sono indicati nel prospetto. 2. Di approvare il bilancio pluriennale per il triennio con l'incluso 2017 allegato B, redatto secondo gli schemi di cui al DPR 194/96, che conserva pieno valore giuridico anche con riferimento alla funzione autorizzatoria le cui risultanze finali sono indicate nel prospetto riassuntivo. 3. Approvare la relazione previsionale programmatica per il triennio 2015-2017 allegato C, redatto secondo gli schemi di cui al DPR 326/98. 4. Approvare il bilancio di previsione finanziaria 2015-2017 allegato D, redatto secondo gli schemi di cui ha allegato il nuovo decreto legislativo 118/2011 e assume funzione conoscitiva. 5. Dare atto che, come si evince dall'allegato E del bilancio di previsione 2015, è garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto di stabilità interno per il triennio 2015-2017 ai sensi degli articoli 32 e 32 della legge 12 novembre 2011 numero 183 e l'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011 numero 98 convertito con modificazione di legge 15 luglio 2011 numero 111 e dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 numero 228. 6. Dare atto che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 come 169 della legge 296/06 risulta confermato per l'anno 2015 di aliquote, detrazioni imposte e le tariffe non esplicitamente modificate. 7. Rinviare ai sensi dell'articolo 3,12 del decreto legislativo 118/2011 al 2016 sia l'adozione della contabilità economica patrimoniale sia l'adozione del piano dei conti integrato al fine di rendere attuale l'ingresso dell'ente della nuova contabilità armonizzata. Data l'urgenza dichiariamo che questi atti immediatamente seguibili. Chi è favorevole alza la mano. 10 voti favorevoli, chi è contrario alza la mano. 4 contrari, Cagliotta, Piccolo, De Pietro lo disposto. A capo numero 11, trivellazione delle poste pubbliche si vuole del Consiglio Comunale. Vi comunico che in merito è arrivato una richiesta del Comitato Regionale No Petrolio Puglia e questi ci hanno inviato quest'ordine del giorno. Quest'ordine del giorno sta inviato a tutti i consigli, a tutti i comuni della provincia della Regione Puglia. Quindi nell'interesse è stato riportato che dando per letta la premessa. Permesso di esposizione denominata D79FRN situato in Marchionne settentrionale presentata alla società NR Locanesi dei loro permessi eccetera. Poi considerato che diverse miglia, diverse altre istanze di legare alle prospezioni petrolieri di interesse in territorio rimane a distanza costo pugliese sono in fase di valutazione da parte del Ministero dell'Ambiente e del Ministero dello Sviluppo Economico. Mi si riferisce di aggiuntità e di regolarità e di contatto da parte dei responsabili. Chi è favorevole alla non trivellazione? Non trivellazione, all'unanimità. Quindi dalla capo delle spinte. 14 voti favorevoli. Delibera. È un piacere. Uno, mi fate sentire cortesemente. Uno, di sollecitare il Presidente della Giunta regionale di Puglia, progetto le province e le città metropolitana competente per il territorio di Puglia innanzi al tavolo di decreti di compatibilità ambientale rilasciato dal MATIE per le attività di prospezione petrolifera al largo delle coste pugliesi, nonché a promuovere ogni altra azione utile volta a scongiurare la possibilità che i relativi procedimenti amministrativi in corso si concludano con essere positivi.
sollecitato il Presidente della Giunta regionale di Puglia di impugnare davanti alla Corte Costituzionale ogni altro atto conseguente alla legge 11 novembre 2014 numero 164, ritenuto residuo dei diritti costituzionalmente garantiti agli enti locali. 3. Di sollecitare il Presidente della Giunta regionale a promuovere un intervento legislativo del Parlamento nazionale di modifica del decreto Sblocca Italia a favore di una politica energetica nazionale che non contempli le privatizzazioni ferrolifere fra le proprie attività strategiche, coinvolgendo le altre regioni. 4. Di sollecitare il Presidente della Giunta regionale a promuovere, coinvolgendo le altre regioni, una consultazione transfrontaliera per promuovere l'uso non conflittuale dei mani comuni a diversi paesi. 5. Di sollecitare il Presidente della Giunta regionale a promuovere, a causa della assoluta urgenza determinata dall'accelerazione della serie di procedure di via che renderebbero tardivi rimedi legislativi e trasfrontalieri citati processi di consultazione della volontà popolare, quali referendum abrogativo o ambiente di altre regioni. La propria assoluta e totale contraddetto libertà in aggiunta basata sull'attività di prospezione, ricerca di stazioni di idrocarburi liquidi e gassosi. 8. Di inviare copia della presente lettera del Consiglio Comunale al signor Presidente della Giunta regionale di Puglia e per gli atti conseguenti. Dichiariamo al Presidente atti immediatamente seguito, stando all'urgenza di riferire. Chi è a favore? Aslan. La copia approvata con 14 voti in favore di esecutività. Poi, a capo numero 11. Sì, Presidente, io propongo il rinvio della capo, visto che mettiamo in voto la proposta per il rinvio della capo. Allora, prendiamo atto che sono uscito il consigliere Cariotta e lo dispongo, i presenti sono 12. Chi è favorevole al ritiro della capo? 12 voti favorevoli. Consiglio è terminato alle ore 15:05. Grazie a tutti, buongiorno.